i commercianti. Spero che siano venuti alcuni commercianti e stanno lavorando. Vogliamo fare qualcosa per loro domenica di pomeriggio, speriamo. Abbiamo celebrato questa messa con le vostre ringraziamento a tutto ciò che avete fatto e continuate a fare per il bene della vostra Chiesa e della vostra società. Dai pochissimi di voi che ho conosciuto, ho scoperto la vostra cordialità, la vostra disponibilità, la vostra onestà e il vostro sorriso, nonostante il momento duro in cui viviamo. Che cosa volevo dirvi attraverso questa messa? Da quando sono arrivato qui ho sempre pensato a voi e ho pregato per voi, vedendo le condizioni dure in cui passate. Oggi voglio offrirvi parole di speranza per superare la stanchezza e lo scoraggiamento con la tenacia e la forza del Signore. I vostri negozi e le vostre attività sono la vitalità del paese. Non si può ripartire senza di voi, soprattutto nel tempo di pandemia e di guerra. In questo momento sinodale, a partire dal sinodo in cui siamo tutti parte, in questo momento sinodale vi chiamo alla riscoperta della vostra identità cristiana. Siate solidali e collaboratori gli uni con gli altri. Pensate a modi pratici per essere più uniti e più forti insieme. Potete anche far sentire la vostra voce al sinodo, in cui la Chiesa ci invita a camminare insieme. Non esitate quindi. Scrivete i vostri pensieri per inviarli al sinodo. Chiedo per voi, per le vostre famiglie e quelle dei vostri dipendenti, tanta serenità e forza per superare un momento che per tanti è molto difficile. E vi assicuro la mia disponibilità a condividere momenti di preghiera e di benedizione nelle vostre case e nei locali del vostro lavoro. Facciamo un appello al governo, ai dirigenti economici e politici di questo paese, dell'Italia. Vogliamo che loro scendino un po' dai loro troni per capire le angosce e le paure dei piccoli commercianti, di abbassare i loro stipendi magari, rinunciare ai prestigi inutili che non li portano in cielo, e prendere misure serie per una giustizia reale e vera. In questo periodo difficile, i responsabili devono abbassare il prezzo di luce, gas e elettricità invece di aumentarli. Devono provvedere all'aiuto a coloro che vivono in difficoltà. Questo è un appello che vogliamo lanciare oggi, perché quando ci sono problemi nella società bisogna aiutare la gente, non bisogna alzare i prezzi. I soldi ci sono nel mondo, basta che i capi del mondo usino questi soldi per il bene e non per fare guerre inutili, per uccidere la gente. Un'Ave Maria per tutti i nostri commercianti, poi benediciamo il grano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel 3326, nel IV secolo del cristianesimo, c'era Giuliano l'Apostata, avete sentito parlare, un imperatore contro la libertà dei cristiani. E i cristiani
dopo la prima settimana di Quaresima avevano fame, è normale, perché si faceva un digiuno lungo. Questo imperatore voleva impedire ai cristiani di fare il digiuno, ha ordinato che sia contaminato tutto il cibo con il sangue degli animali sacrificati agli idoli. Così i cristiani, se devono mangiare di questo cibo, saranno contaminati, tra parentesi, non saranno più in digiuno, e soprattutto perché anche carne, che non si mangiava carne, e soprattutto carne sacrificata agli idoli. Un santo Teodoro viene in apparizione al vescovo di Costantinopoli e gli disse: in quei giorni ordiniamo ai commercianti e a tutti di mettere il grano a casa e nei loro negozi. Preparatevi. E questo è il miracolo. Si sono preparati con il grano e per tutta questa giornata e per tutto questo periodo hanno potuto mangiare il grano e così si sono salvati dalla profanazione che voleva fare questo imperatore. E noi oggi, pensando a questo miracolo, vuol dire sicuramente qualche cosa per la nostra vita. Anche noi che preghiamo, che digiuniamo, che siamo figli della Chiesa, sono tante sfide. Allora dobbiamo avere il coraggio di superare queste sfide con l'aiuto dei santi e l'aiuto di Dio. Perciò facciamo questa preghiera, benediciamo questo grano, poi alla fine ognuno di noi può prendere un po' di grano a casa e mangiatelo in famiglia, pensando a questo periodo di Quaresima in cui vogliamo fare opere di carità, di digiuno e di preghiera. Gesù disse: in verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Sii glorificato, Signore Dio nostro, tu che colmi delle tue benedizioni ogni creatura. Benedici questo grano. Concedi a quanti si nutriranno di questo grano nel ricordo del miracolo compiuto da San Teodoro in Costantinopoli, per la sua intercessione, l'intercessione dei nostri santi Vincenzo, Rocco e Michele e della Beata Vergine Santa Maria della Croce, di abbondare della tua grazia e di crescere nel tuo amore, che la Quaresima sia per tutti noi una continua ricerca delle realtà del cielo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Nel nome del Signore. Prendiamo questo grano, mangiamo bene, digiuniamo bene, il Signore sia sempre la vostra forza. Amen.